Ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, tra poco devo uscire, vado a fare la spesa e poi mi vado a rinchiudere in un centro commerciale giusto a fare un po' di shopping, tanto per spendere qualcosina in più. E questo è un Face of the Day barra tutorial riguardo un trucco molto semplice che sto utilizzando non solo di giorno ma anche di sera, ogni tanto, quando più che altro non ho voglia di utilizzare degli ombretti scuri o comunque fare degli smokey eyes. Vi faccio un piccolo zoom, anche se poi lo farò di nuovo, giusto per farvi vedere i vari passaggi, eccetera. Comunque, il risultato finale è questo. Ho applicato poi all'interno dell'occhio e sotto le ciglia inferiori Long Lasting di Kiko, colore verde ottanio, numero 11, che poi vi farò vedere nel corso del video. E dopodiché ho applicato un blush sul rosso chiaro. È un colore un po' particolare di Avon e poi sulle labbra ho utilizzato questo bordeaux chiaro neanche troppo scuro che vi ho fatto vedere nel video haul e vi lascio il link qua sotto del video così se vi va andate a dare un'occhiata. Allora, direi di iniziare subito e vi faccio vedere quello che ho applicato per quanto riguarda la base viso. Come ho già detto in più video, io non sono quella che usa 10.000 fondotinta, 20.000 correttori, 40.000 cipre. Ho la mia base che uso di giorno, anche se poi è una base questa che vi farò vedere adesso, che uso ogni tanto anche la sera perché comunque mi ci trovo molto bene. E poi ho la mia base per la sera con un fondotinta più coprente, un correttore più coprente, quando voglio avere una pelle più carina, ecco. Allora inizio subito dalla BB Cream di Garnier nella colorazione Light. Eccola qui che ho promosso nel video top in questo caso di dicembre. Vi lascio, già che ci sono, anche questo video giù nell'info box, così se vi va andate a dare un'occhiata. E questa è la BB Cream che è molto molto buona. Lascia comunque, come già detto, un incarnato uniforme, va anche a coprire le piccole imperfezioni, ha una buona tenuta, mi piace un sacco. E pensate che questo prodotto qui io l'ho utilizzato quando mi sono sposata il 29 settembre del 2012. Ho fatto un vlog riguardo il matrimonio con Outfit, se non l'avete visto ve lo linko qua giù nell'info box così se vi va andate a dare un'occhiata. E mi ci sono trovata molto bene. Voi direte perché al matrimonio non ti sei truccata con magari un fondotinta bello coprente? Semplicemente perché anzitutto avevo fatto un sacco di lampade, quindi avevo già una bella carnagione abbronzata e avevo utilizzato questo però nella versione più scura come tonalità. Avevo applicato ovviamente sotto un primer, questa BB Cream, un correttore bello coprente, cipria, e vi posso assicurare che il trucco è durato tutto il giorno. Ovviamente mi sono truccata io, non ho chiamato la makeup artist perché insomma mi sembra un po' così assurdo, un po' esagerato. E tra l'altro ho fatto un bellissimo gioco di luci, ombre, mi hanno fatto un sacco di complimenti, stavo bene, poi penso che ognuno ci si possa insomma truccare come vuole al matrimonio o comunque ad altri eventi importanti. E devo dire che questo prodotto ogni volta che lo utilizzo mi ricorda tantissimo appunto il giorno del mio matrimonio, quindi molto molto buono. Comunque piccola parentesi. Poi ho utilizzato questo correttore di Garnier. Anche questo promosso a dicembre, però a me piace un sacco e finché non lo finisco lo utilizzo. Ha una consistenza leggera, però allo stesso tempo copre abbastanza, soprattutto gli occhiali. E poi sono andata ad opacizzare con questo pennello per la cipria di Zoeva, magari mettiamola al contrario, ecco qui. Ho utilizzato la mia solita cipria, questa qui che è la numero 01. La tinta Universelle di Yves Rocher, che tra l'altro ha anche il bucone che mi sta finendo. Ovviamente la cipria l'ho utilizzata con questo pennello da cipria, il correttore l'ho usato con le dita e poi la BB Cream l'ho stesa con il pennello di Kiko che è fatto così tagliato, bello sporco tra l'altro, vedete Kiko. E questo, se non sbaglio, faceva parte della collezione Colors in the World, uscita un bel po' di tempo fa, appunto di Kiko. Poi passiamo agli occhi, quindi altro zoom, altra corsa. Allora, ho applicato per le sopracciglia il set di Essence, ovviamente ho applicato l'ombretto più scuro per riempire le sopracciglia e comunque dare una forma più decente. A me le sopracciglia così piacciono. Ecco qui, e ovviamente l'ombrettino di Essence l'ho steso appunto sulle sopracciglia con questo pennellino di liner che è doppio ed è di HM, col quale mi ci trovo davvero molto bene. Poi ho tutte le mani zozze. Come primer ho utilizzato questo qui di Benefit, il Lemonade, che è molto buono, copre, va a uniformare comunque la palpebra.
diciamo un primer correttivo, però ecco, evito di utilizzarlo qua sotto perché comunque mi va subito nelle pieghe e fa tipo effetto vecchia. Ovviamente sotto le ciglia inferiori ho utilizzato il correttore di Garnier e poi ovviamente ho, come dire, applicato la cipria sopra, sia al primer che al correttore qui, per far durare di più il tutto e mi ci trovo bene in questo modo. Ecco, sono andata a fissare sia il primer che il correttore. Poi, intanto se sentite russare la Margot che sta dormendo. Comunque, ho applicato sulla palpebra mobile questo ombrettino che è il numero 28 di Kiko. È un long lasting stick shadow color carne che io tra l'altro a volte capita che lo utilizzo anche all'interno dell'occhio. Il colore è questo qui, si è fatto un pasticcio, mi sono sporcato ovunque. È molto molto bello, fa parte di una vecchia collezione Colors in the World, però potete trovare questo long lasting stick e shadow anche nella linea permanente di Kiko, ovviamente col packaging nero. Poi ho utilizzato come palette questa qui, tutta specchiata, sempre della collezione Colors in the World di Kiko, numero 02, e il packaging è questo, la scatolina, ed è la 02 Generous Heart. Ecco. Ed è molto carina, gli ombretti mi piacciono un sacco. Ecco qui. Aspettate che magari tolgo il caspitiello. Allora, ho applicato questo color crema matte sulla palpebra mobile e sotto il sopracciglio come punto luce. E l'ho applicato con questo pennellino della Marche Elite che ho acquistato all'Esselunga un po' di tempo fa. Poi con il mio solito pennellino da sfumatura, piccolino, questo qui della Royal Beauty ed è una marca che trovate da Acquasapone, i pennelli costano poco e sono molto validi, ho applicato questo che invece è un bellissimo color chiaro sul marroncino chiaro matte, molto molto bello, e l'ho utilizzato come ombretto di transizione nella piega e poi vedete l'ho sfumato fino ad arrivare a metà tra il sopracciglio e la piega, in modo tale che poi per applicare l'ombretto scuro mi è più semplice e anche più facile da sfumare. Infatti con questo pennello qui di Essence, che è tutto bello sporco, ho utilizzato questo bellissimo color marrone caffè scuro e l'ho applicato semplicemente nella piega e verso la parte esterna dell'occhio. Ho sfumato il tutto con questo pennello che è di Make Up For Ever, che avevo acquistato in Irlanda a Dublino per 26 euro, tantissimo, però mi piaceva un sacco. E questa palette io assolutamente ve la consiglio. Come dicevo prima, fa parte di una vecchia collezione questa palettina, però sono ombretti facilmente reperibili anche di altre marche, anche marche low cost, e comunque con pochi ombretti fate un bellissimo trucco a parer mio, molto semplice ma anche d'effetto. Poi come matita eyeliner, anzi come eyeliner, sopra ho utilizzato l'eyeliner di Kiko Nero, che è bellissimo, molto intenso. E poi sulle ciglia inferiori e all'interno dell'occhio, come vi dicevo prima, ho utilizzato il Long Lasting Stick Shadow di Kiko, il numero 11, che è un bellissimo verde ottaneo, cioè questo qui, ecco, bello intenso, e l'ho applicato appunto in questo modo. Ovviamente sulle ciglia, sotto le ciglia inferiori l'ho sfumato con un pennellino così della marca Sonia, è un pennellino molto molto sottile e fine, e poi come ovviamente mascara sia sulle ciglia superiori che inferiori ho utilizzato il Lash Mania Reloaded di Essence, che è fantastico. Lo scovolino si presenta così, va a volumizzare molto bene le ciglia, ecco qui, questo è il risultato finale, a me piace un sacco, lascia un bel nero intenso e fa comunque la sua funzione, soprattutto è low cost, ecco qui. Poi, sulle guance con un pennellino da blush, fatto in questo modo da precisione della marca Sonia Makeup, ho applicato questo blush di Avon, che era da un po' che non lo utilizzavo più. Si chiama Soft Plum ed è un bellissimo colore. Si presenta così con lo specchiettino. Una volta c'era anche l'applicatore che ho tolto, e questo è il colore. Ha qualche glitterino, ma poi insomma sul viso non si vede più di tanto.
E sulle labbra, ovviamente, ho utilizzato due prodotti che vi ho fatto vedere appunto nel video haul, l'ultimo che ho fatto qua su YouTube. Ho utilizzato la numero 711 di Kiko, che è la matita della linea Smart per le labbra, con la quale mi ci trovo davvero molto bene. E spesso e volentieri, come ho già detto, io queste matite labbra di Kiko le utilizzo al posto dei rossetti. Quindi faccio il mio contorno labbra, sfumo dall'esterno all'interno e poi non utilizzo nulla, né un gloss, né un rossetto, niente di niente, per avere, diciamo, un prodotto a lunga tenuta e bello coprente matte. In questo caso ho utilizzato sopra il Double Touch di Kiko, che tra l'altro io avevo già utilizzato in precedenza. Questo è il numero 114. E ora ve lo faccio vedere anche sulla mano. È molto molto bello, coprente, mi piace. Se volete un effetto matte, come nel mio caso, utilizzate solamente il colore. Altrimenti, se volete un effetto lucido, utilizzate prima il colore e poi come secondo step il gloss. Questo qui è il colore che è bellissimo, ovviamente adesso è lucido, però poi quando si fissa è opaco, che è questo qui. E niente, questo è tutto. Spero che questo video, non so, vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commentino. Se c'è magari qualcosa da modificare, fatemelo sapere. Questo, ripeto, è un trucco che sto utilizzando spesso e volentieri di giorno e ogni tanto di sera. E nulla, vi mando un grosso beso e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao ciao!